spettatori ci troviamo in compagnia di Massimiliano Gallo. Allora, un film divertente, una commedia all'italiana, ma abbiamo visto una grande produzione. Allora, tu fai ovviamente il comandante, raccontaci un po' anche l'esperienza che hai avuto in questo film e anche il divertimento, ovviamente con Rocco, che c'è sempre divertimento anche nel lavorare. Ma io, questo è un film che io, per me è un po' un regalo, perché ero fan dei suoi film, quindi per me questa è stata un'esperienza particolare ma molto divertente, molto formativa. È una commedia che ha un pensiero, che ha una poesia, che ti fa sorridere, che ti fa ridere. Il personaggio è il personaggio di un comandante di una nave che porta questo cantante, lo porta in Sud America, quindi da lì nascono tutta una serie di storie. Anche perché poi la curiosità che ci ha detto Rocco è che tu avevi paura, il personaggio ha paura dell'acqua. Ho paura dell'acqua come comandante di una nave, e poi ho questa frustrazione perché lui vorrebbe essere il comandante di una nave da crociera e non di una nave cargo. Ovviamente con questo personaggio ti vai anche a togliere uno stereotipo di quelli che sono gli attori napoletani che fanno la mala. Invece no, tu ecco, hai scelto ovviamente anche vari film e hai scelto anche questo tipo di personaggio, quindi che bello, no? Voglio dire. Sì, sì, che bello. Ma poi secondo me, veramente, come diceva pure prima Rocco, l'attore deve proteggersi, deve fare delle scelte, deve dire più no che sì e cercare di dimostrare agli altri che ti vogliono chiudere in un cliché, in uno stereotipo, che invece puoi fare altro. Certo. Però deve essere anche responsabilità tua, perché loro sono molto pigri, quindi ti vedono in un ruolo e te lo farebbero ripetere all'infinito, perché sanno che glielo garantisci. Poi devi essere bravo tu ad uscirtene. Che bello. Onda su Onda, mi raccomando, in tutti i cinema. Al cinema, venite, mi raccomando. Grazie.